Oggi per Aragona è un giorno importante, è arrivato un bel macchinario, un macchinario che servirà per il discerbamento, un macchinario naturale, non ci saranno pesticidi, non ci sarà nulla, siamo col sindaco Peppe Pendolino, felice di questa scelta ritengo, sindaco. Sì, felicissimo di questa scelta perché questa è una macchina innovativa, è una macchina che fa seccare l'erba soltanto con acqua a 120 gradi e aggiunta di additivi naturali. Si tratta di scarti di lavorazione degli agrumi e del miele. È una macchina che ci consentirà di mantenere il paese pulito, di non deturpare assolutamente l'ambiente, perché è una macchina certificata e assolutamente biologica. E questo è un bel traguardo per il paese di Aragona, è la prima macchina che arriva in Sicilia, quindi noi siamo ben contenti e felici di avere fatto questo acquisto, perché è un acquisto importante sia per il risparmio economico del comune ma anche per il rispetto dell'ambiente. I cittadini ci chiedono per quanto riguarda queste isole di vicinanza, mi pare che il comune si sia attivato, ho visto una delibera di giunta per togliere quelli che sono diventati veramente degli immondezzati. Sì, io mi scuso con i miei concittadini per questo breve periodo di disservizio, che non è addebitabile assolutamente all'amministrazione comunale, ma è dovuto al fatto che è partita la nuova gara di appalto e c'era qualche incongruenza. E grazie alla collaborazione anche degli uffici comunali, specialmente dell'architetto Monachino e del segretario comunale Giuseppe Ligiverra, siamo riusciti a rimodulare, sentendoci con la ditta, a rimodulare il servizio. La prossima settimana ripartirà anche nelle contrade e nelle periferie la raccolta porta a porta, e verranno totalmente smantellate queste isole di prossimità che rischiano di diventare delle mini discariche.